Molti di voi vi conosco già perché ci siamo visti il trekking. Ho l'onore questa sera di dare l'avvio, diciamo, al ciclo di incontri tematici. Quelli di voi che sono riusciti a venire ai trekking hanno fatto l'itinerario a piedi. E vi do la notizia, tra l'altro, che i trekking sono tutti sold out, compreso quello di giugno, quindi ormai si va alla prenotazione di quelli di settembre-ottobre, quindi quelli che siamo riusciti a fare in questo periodo sono stati davvero molto graditi e siamo stati fortunati a poterli fare con relativa calma, perché adesso si stanno davvero sovraffollando. E come abbiamo già avuto modo di dire per chi mi ha già ascoltato, ecco, chiedo scusa se vi annoio, questo progetto che vede come capofila le Acli di Cristo Re parte dal libro della Michela Capra, Vi sono due fiumi, in questa parte di chiusure. Libro che è stato edito ormai, credo, 3 anni fa, Michela, giusto? 2 anni e mezzo, e noi ci siamo conosciuti appunto quando stava promuovendo il suo libro nei nostri quartieri. Io all'epoca ero presidente del consiglio di quartiere Borgo Trento, il libro mi era piaciuto moltissimo, ma in quel momento non avevamo i fondi per poter sviluppare il progetto. E quando il comune ha messo a disposizione ben 250.000 euro come fondi per il bando cultura, di cui 50.000 in ogni zona della città, quindi 50.000 per la zona nord, noi ci siamo immediatamente trovate, devo dire pochi giorni dopo l'avvio dell'iniziativa, per poter dare concreta attuazione alla conoscenza di questo libro, che è davvero una miniera di informazioni utilissime, perché Michela in realtà è una scienziata della storia e della ricerca archivistica. Da qui, come sapete, abbiamo ricavato questi trekking che ripercorrono i territori di San Bartolomeo di Borgo Trento, ma soprattutto ripercorrono la storia di questi quartieri, attraverso anche quello che è stato il lavoro o l'attività che si è sviluppata vicino all'acqua e naturalmente dipendendo dalle condizioni morfologiche del terreno. Noi ci tenevamo particolarmente a approfondire poi anche gli argomenti che naturalmente strada facendo possono soltanto essere accennati brevemente, e ci fa piacere particolarmente iniziare da questo Museo del Ferro, che racchiude un po' tutta la sintesi del nostro progetto, quindi la storia di questi territori e anche un po' le radici della laboriosità tipicamente bresciana. Quindi è per noi un onore essere qui stasera. Naturalmente questo progetto è a valere sul Bando Cultura, quindi io adesso sono consigliere comunale, vi porto anche i saluti dell'amministrazione comunale, e abbiamo anche i programmi per l'intero ciclo di incontri, speriamo di potervi vedere anche in altra occasione. Ci allieteranno poi con i loro canti popolari, giusto, il gruppo delle cantore. Ci ha fatto piacere anche accompagnare questo momento culturale con un momento anche musicale che possa rappresentare anche da questo punto di vista un po' la nostra cultura. Con molto piacere cedo la parola al direttore del MUGIL, che ci racconta qualcosa di questo bellissimo edificio e della filosofia che sta dietro. Insomma, so che è molto impegnativo tenere aperto il Museo del Ferro, per voi credo sia un bel impegno, quindi ecco, se ci vuole anche raccontare qualcosa del museo ci sarà un piacere, grazie. Grazie, siamo molto contenti di ospitare questa serata qui, che è il luogo effettivamente da cui è partita poi la ricerca, perché il libro, che mi invito a chi non l'avesse letto o almeno visto, insomma, di per questo qua, scritto da appunto Michela Capra, che è storica collaboratrice del MUSI, perché è stata a lungo operatrice responsabile di questa sede, poi appunto siccome non è facilissimo tenere in piedi un museo, poi è stato a lungo chiuso, poi è stato riavviato con un progetto all'interno del quale è stata avviata questa ricerca, quindi siamo molto contenti che poi sia diventato questo libro edito dalla Fondazione Sugine e Fondazione Civiltà Bresciana. Questo va ricordato. La Fondazione Civiltà Bresciana è la proprietaria di questo edificio, è stato il soggetto che l'ha recuperato come museo e poi l'ha portato in dote al MUSI. Il MUSI, oltre a quegli articoli che dicono che se il centrale del MUSI si farà, non si farà, non si farà,
è una cosa reale, si articola in tre sedi, la più riuscita e la più funzionante è quella di Cedevolo, che è un'energia idroelettrica di Valle Camonica. Poi c'è la collezione che sta all'interno del magazzino visitabile di Rodengo Sagliano, quelli che vanno all'Auten se lo trovano uscendo dall'Auten, inizialmente sulla destra, col posto lì, dove abbiamo fatto la mostra sulla prima guerra mondiale, che ha avuto successo con la trincea, e questa sede. Questa sede effettivamente quest'anno progressivamente la riapriremo, per ora con una serie di eventi. Questo è uno, ne abbiamo fatto uno, giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo. Insomma, sono previste una serie di attività che progressivamente riabituino le persone a venire qua. Come avete visto, c'è stato anche un riallestimento, non sfarzoso, però impegnato e speriamo anche efficace. Questo lo vedremo. I primi segnali comunque sono positivi. È venuta la classe, la guida da parte di Chela. Le guide per venire al museo, sì, questo è significativo anche come tipo di museo, come ha detto filosofia. L'idea è un po' questa, la visita del museo per noi comincia quando possiamo alla fermata Prealpino. Ma in realtà è che le persone vedano, passano davanti all'arsenale, vengono lungo il canale, poi trovano l'edificio, vedono l'esterno, che è la loro forse più caratteristica, anche perché è l'unico scorcio che mostra com'era non solo Brescia, ma anche Brescia fino a 70-80 anni fa, queste serie di volte che sfruttano l'energia dell'acqua, e poi entrano. Quindi il percorso classico museale all'interno dello spazio, diciamo, non è l'ultima delle cose, ma è una delle cose della visita, perché l'idea è di presentare il museo come pezzo di patrimonio all'interno di un contesto territoriale vivo, insomma. Questa è l'idea di fondo ed è l'elemento per cui secondo noi questo tipo di proposta è complementare rispetto alla proposta più classica, storica artistica che sta in centro. Questo museo, tra virgolette, di periferia, nel senso buono del termine, cioè che mostra effettivamente l'intreccio tra un patrimonio del lavoro industriale, storico, e il quotidiano delle persone. Pensiamo che sia stata un'idea importante, quella di conoscere la civiltà bresciana in tempi di recuperarla, e speriamo di valorizzarla in maniera degna. Giustamente Michela mi ricordava una cosa, tra le attività che stiamo facendo già con la raccolta di foto in bianco e nero del quartiere. Perché? Perché una delle attività che faremo qua è appunto colorare queste foto digitalmente, poi fare una piccola mostra di foto storiche colorate. È un laboratorio all'interno di uno dei progetti, questi che ha indicato. Ecco, se c'è qualcuno che ha foto vecchie della zona, o che conosce qualcuno che ha foto vecchie, che è disponibile, e basta che ce le faccia digitalizzare, non occorre che ce le regali, ce le consegna. Foto l'originale se la tiene. A noi basta la versione digitale, ecco, se avete delle indicazioni, le stiamo raccogliendo qua e là. Per esempio il quartiere, questo Giuliano Dalmata è importante, quando abbiamo messo su. Non lo so. Perché anche quella è una cosa che quando facciamo le visite diciamo, è un pezzo di storia, non solo di Brescia, tra l'altro, è importante. Quindi questo e anche altre zone, Lazzaretto, Lazzarone. Vabbè, direi che basta così. Cediamo la parola. Cediamo la parola, signora. Michela, che è la buonasera. Ringrazio veramente tanto René Capovini, direttore del MUSIL, per averci dato l'opportunità di mettere a disposizione questa sala nell'ambito del progetto per due fiumi. E ringrazio Beatrice Lardo, che è stata la mia interlocutrice privilegiata nell'ambito proprio della proposta di questo progetto. Era stato pensato ancora nel 2020, quando uscì il libro, grazie a un progetto MUSIL finanziato da Fondazione Cariplo, ma sappiamo che eravamo nel pieno del Covid e non c'era il tempo, la possibilità, le risorse per dedicarsi a un qualcosa di più articolato. Il libro stesso è uscito nel 2020, finito di scrivere nel lockdown, quello della prima ondata, che mi servì proprio per concentrarmi unicamente sul libro. E fu presentato poi prima online, ovviamente, poi dopo in San Bartolomeo, il vecchio Lazzaretto, poi in Borgo Trento, San Eustachio, quindi in diverse sedi comunque c'è stata poi la possibilità di presentarlo. Ma il fatto di poterlo
presentare qui e raccontare il frutto delle ricerche che sono contenute in questo libro in questo posto. Per me è particolarmente significativo perché proprio da questo museo io ho iniziato, ho mosso le mie prime, come dire, i primi passi in ambito storico-etnografico. La mia tesi di laurea era sulla Via del Ferro della Valle Trompia, di cui questo polo può essere considerato a livello di termine, di ultimo tassello, un polo significativo. E perché qui nel 2001 ho iniziato a lavorare, laureata da poco, insomma, quindi per me è veramente un'emozione, devo dire, anche particolare. E come è stata avvincente tutta la ricerca fatta sul libro, che per l'occasione di Terre tra due fiumi, anziché il prezzo di copertina usuale, lo vendiamo piuttosto scontato, 15 euro. Se qualcuno volesse approfittarne a chiusura delle serate, i libri sono a disposizione. Le serate e il calendario le trovate tutte nel pieghevole che vi abbiamo distribuito e io ho il piacere di inaugurare questa serie che durerà addirittura fino a novembre, quindi teneteci monitorati e tenete questo pieghevole con voi. Si proseguirà poi il 4 maggio all'auditorium della CISL con lo storico Marcello Zane che parlerà del processo di industrializzazione di Brescia. Io invece mi sono concentrata su secoli precedenti, perché alla base, diciamo, della grande industrializzazione di Brescia c'è un percorso di lungo periodo fatto di diversi secoli, 7-8 secoli almeno, in cui soprattutto il lavoro del ferro ha costituito un grande e importante capitolo della storia collettiva, del lavoro, economica, sociale, eccetera. Una storia che in Italia viene considerata un po' minore, tra virgolette, mentre in altri paesi, come la Francia e attraverso la scuola delle Annales, viene considerata in maniera un pochino più a livello disciplinare, al pari delle altre grandi materie come la storia dell'arte o la storia così delle classi dominanti, diciamo così. E bisogna ricordare che però senza il lavoro, senza quindi il lavoro artigianale, il lavoro della propria industria, soprattutto legata al ferro, ma anche legata alla lana, al cuoio, all'allevamento, all'agricoltura, non ci sarebbero potuti essere i grandi palazzi del centro storico né le opere d'arte commissionate dalle famiglie più abbienti dell'epoca. Quindi è una storia magari meno considerata, ma che è la storia un po' di tutti, sia delle classi più umili che delle classi più abbienti, perché senza, diciamo, la quotidianità del lavoro non ci sarebbe potuta essere l'arte, non ci sarebbero potuti essere i palazzi, i castelli e le ville di campagna. Dunque, il lavoro si è soprattutto svolto in archivio, soprattutto archivio di Stato, ma anche in archivio delle Università dei Fiumi, che sono un po' quelli che danno il titolo al progetto, danno il titolo al libro, e i fiumi derivati dal Mella, il Bova e il Grande, che sono stati veramente le due arterie di acqua e di vita per tutto questo grande territorio di San Bartolomeo, ma non solo, come vedremo anche per il centro storico e per gli altri comuni di quelle che contemplano le chiusure di Brescia, cioè la campagna circostante alla città. E attraverso la ricerca d'archivio, dal 1400 fino agli albori dell'industrializzazione, quindi fino ai primi del Novecento, mi sono trovata davanti a una miniera di notizie, di particolari, di ricostruzione del territorio, di posizione degli edifici, di genti che emigravano da altre terre per venire a lavorare nella ricca e grande, ampia provincia bresciana. Guarda caso, queste genti sono in particolare bergamasche e quindi è veramente interessante presentare i frutti di questo lavoro nell'ambito di Brescia-Bergamo 2023. La provincia di Bergamo è più piccola, è soprattutto montana, valli molto austere, molto strette, caratterizzate anche lì dalla siderurgia, dall'allevamento, gente particolarmente laboriosa, particolarmente tenace. E la nostra provincia bresciana, grazie alla sua ampiezza, grazie alle valli dedicate alla siderurgia e alla grande pianura irrigua,
ha consentito veramente a migliaia di bergamaschi, anche in parte di lecchesi, di venire qui dal 1300 in poi, si può dire, per trovare lavoro e anche mettere in pratica saperi lavorativi che erano appannaggio di una piccola elite di maestri del ferro, di pratici, dei forni, delle cucine, dell'agricoltura e dell'allevamento. Quindi possiamo in qualche modo considerare Brescia e Bergamo un po', dal punto di vista socio-economico, un po' un'unica provincia. E, è molto interessante quello che è emerso proprio anche nei documenti d'archivio. Vedremo anche attraverso una carrellata di fotografie che accompagneranno la mia relazione quante furono queste famiglie che, appartenenti alla classe dei mercanti piuttosto che degli artigiani di alta specializzazione, resero grande la nostra provincia e anche il nostro territorio di San Bartolomeo, che vediamo qui. Io mi accompagno con delle foto proprio per così rendere anche più concreto il mio discorso e anche per vedere direttamente i luoghi, no? Che sicuramente voi conoscete, che tutti noi che abitiamo in queste zone abbiamo percorso migliaia di volte, magari un po' frettolosamente, mentre percorrendole a piedi e con calma, se poi si è accompagnati da un libro piuttosto che da dei documenti di archivio, dai racconti degli anziani, diventa ancora più avvincente. Ecco, questa è una foto aerea dell'archivio del Musi, realizzata dalla fotografie BAMS di Basilio Rodella, in cui si intravede l'ampia porzione di territorio, vedete, racchiuso tra i due fiumi, appunto, il Mella a ovest e il Garza a est. Questo è l'antico territorio di San Bartolomeo, confinante a est con il territorio di Monpiano, vediamo qua lo stadio, confinante a nord con Policesio, confinante a ovest con Colle Beato, a sud-ovest con l'antico comune di Fiumicello Urago, zona via Milano per intenderci, e poi invece le mura, ovviamente la città murata del centro storico, e più a sud i comuni di San Lazzaro, il comune di San Lazzaro, che corrisponde indicativamente a Le Noci, Le Fornaci, il villaggio Sereno, quella zona lì. E questo territorio che oggi vediamo ampiamente costruito, ci sono zone residenziali come Casazza, che è questa qui, come la zona appunto che ospitò i profughi di Dalmazia e Istria. Ci sono insediamenti industriali, ma ci sono ancora dei lacerti, vedete, di territorio agricolo. È quindi un territorio interessante perché combina l'aspetto più contemporaneo, zone residenziali, zone industriali che danno lavoro a centinaia di persone, a antiche borgate e a frammenti ancora di agricoltura che ricordano la vocazione agricola di questo territorio. Questo territorio che non poteva, diciamo, dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua, basarsi unicamente dal fiume Mella, in quanto i fiumi, specialmente una volta, erano soggetti a continue alluvioni e di conseguenza costruire borgate o opifici per la lavorazione sul fiume sarebbe stato troppo, come dire, rischioso. Ecco quindi che nel Medioevo, e in particolare tra la fine del 200 e l'inizio del 300, vengono costruiti due canali tra il Garza e il Mella, il Bova, che vediamo che fa questo corso qui, e arriva al centro storico dove si metteva nel Garza, a San Faustino, e il Grande, che aveva l'incile più o meno all'altezza della fabbrica Palazzoli, quindi qui, e percorreva il territorio di San Bartolomeo a ovest per poi arrivare a Sant'Eustachio, arrivare nell'attuale Iveco e procedere poi verso San Lazzaro, verso sud. Quindi il suo nome Grande nei documenti è citato come Flumen Manum, cioè fiume grande, è dovuto non tanto all'ampiezza del largo quanto al chilometro di percorrenza, perché fu un fiume veramente, lo è perché adesso è sottoterra per lo più, ma in San Lazzaro dà ancora l'acqua, prende il nome di Grande Inferiore e dà ancora l'acqua ai campi circostanti. E qui vediamo appunto il territorio, vedete, a nord della città murata. Un tempo Brescia era considerata solo la parte della città
circondata dalle mura e attorno ai bastioni dalle acque del Garza che in qualche modo scoraggiavano l'ingresso di nemici, di truppe nemiche. E il territorio, vedete, tra Mella e Garza, eccola qua, la nostra terra tra i due fiumi. Vediamo una serie di toponimi di contrade, San Bartolomeo, Sant'Eustacchio, che era compreso nel territorio del comune di San Bartolomeo, e Borgo Pile, che è l'antico nome di Borgo Trento. Il 25 maggio, alle Acque di Borgo Trento, parlerò proprio della vicenda invece di quella zona, sia della bordata dei mercanti che dei mulini, appunto, della zona dell'attuale Via Mani, lungo il Bova. E qui vediamo invece il catasto napoleonico, la mappa del catasto napoleonico, la prima realizzazione grafica che abbiamo di questo territorio, perché tutti i documenti precedenti, durante il dominio della Repubblica di Venezia, non ci fu mai, come dire, la realizzazione su mappa cartografica delle contrade, ma tutto si basa sullo scritto, quindi bisogna decodificare una serie di informazioni. Vedete che rispetto a oggi, come abbiamo visto dalla foto aerea, il territorio era completamente dedito all'agricoltura. In rosa, vediamo se riesco un pochino a zoomare, eccolo qui, in rosa vediamo gli unici insediamenti abitativi, corti rurali, quindi dove si lavorava la terra, ville di campagna, delle famiglie proprietarie nei terreni circostanti e naturalmente opifici. Opifici, cioè il punto dove si lavoravano le pelli, la lana, i metalli e la casa degli opificieri. Questo luogo qua dove ci troviamo oggi era esattamente dedito a questo tipo di funzione. A piano terra, opifici di molatura e al primo piano, qua dove siamo adesso, le camere, le cucine dei vari lavoranti. Quindi siamo proprio ospitati nel luogo, in un luogo, diciamo, eletto a questa funzione sin da tempi remotissimi. Ecco qui quindi, vedete, la preponderanza di terreno agricolo. Quelli in marrone sono i campi coltivati. Come erano coltivati? Più per lo più a cereali, e sono, vedete, segnati da queste righe orizzontali o verticali verdi che erano i filari di vite, cioè una campagna a sistema promiscuo, coltivazione di cereale, quindi legume, più in là di patate anche, e nello stesso tempo vitate, cioè dedicate alla produzione di uva. Le parti in verde invece sono i prati stabili, quelli cioè dove si faceva fieno per gli animali. È interessante vedere come a fianco del Mella, vedete, tutti i terreni siano verdi, cioè siano adibiti a prato. Questo perché le continue esondazioni del Mella, un tempo pioveva decisamente di più rispetto, non in particolare rispetto a oggi, diciamo, ma anche rispetto a qualche decennio fa, e le continue esondazioni avrebbero compromesso la coltura di cereali e di conseguenza si preferiva tenere gli appezzamenti attorno al Mella a prato stabile. Il tutto era anche funzionale perché per secoli le mandrie transumanti delle valli, in particolare in San Bartolomeo della Valle Trompia, percorrevano dalla tarda estate all'autunno la transumanza verso la pianura e viceversa dalla primavera all'estate verso nord, verso la montagna, per tornare in alpeggio. Ecco quindi che questi prati e queste zone, vedete le ripe del Mella, che erano tutte boscate, tenute a erba, erano funzionali al foraggio animale, a avere acqua quindi e foraggio per gli animali. Le strade erano soprattutto di percorrenza sud-nord, in particolare la strada della Stretta, di cui rimane ancora la parte più settentrionale, che poi più a sud era l'attuale via Filzi e arrivava praticamente fino a, vedete, alla città murata, alle mura delle città, quindi una lunghissima strada della Stretta. Poi c'era la strada regia della Valle Trompia, che era quella che andava verso le valli e attraversava, vedremo poi nel prossimo incontro, il perché attraversava questa contrada di mercanti, cioè Borgo Pile, Borgo Trento. Poi c'erano una serie di strade, vedete invece, trasversali, che collegavano le diverse contrade. Un altro punto importante era quello di Sant'Eustacchio, questo insediamento qua, dove
dove sorgeva e sorge tuttora quella che è l'antica chiesa di Sant'Eustachio. Quindi questa è la mappa napoleonica, siamo nel 1810. Questa mappa invece, e qui ringrazio Ezio Dorazzi, che è uno dei componenti del nostro gruppo di lavoro, per averla posta alla nostra attenzione, è la mappa del catasto del Regno d'Italia, 1898, e ci fa vedere bene questa terra tra due fiumi, tra il Mella e il Garza, attraversata, vedete, dai due canali artificiali, Bova e Grande, vedete che hanno una percorrenza più o meno nord-sud. Anche qui sono indicate le contrade, Borgo Pile e addirittura Campo Marte, che prima non esisteva, ovviamente è stato creato in un secondo momento. E questa è una cartolina, saluti da San Bartolomeo. Noi oggi lo vediamo come un luogo soprattutto residenziale o di insediamenti industriali, ma per i cittadini, per chi abitava in città, era un luogo di campagna, di vacanza, soprattutto per le classi proprio abbienti che avevano la possibilità di godere di una casa di campagna dove venire a trascorrere l'estate in mesi più caldi. Un tempo le città erano luoghi non proprio salubri, non esistevano le fognature, c'era una concentrazione di abitanti molto fitta. La campagna consentiva invece di beneficiare di un'aria pulita, dicevano, di una brezza che scendeva dalla Valle Trombia, della campagna circostante, dei canali, dove i bambini, quindi vediamo una larga schiera, facevano comunemente il bagno, oltre a dare l'acqua alle lavandaie per poter lavare i loro panni. Oggi, per fortuna, sono rimasti ancora dei ventagli di campagna. Qui vediamo l'antico mulino Bianchi, che oggi è composto da una serie di appartamenti residenziali su via Tirandi, e il retro della proprietà che fu dei Bianchi, vedete, ancora coltivato cereale e in parte a frutteto. Troviamo anche delle insegne antiche che ci richiamano l'antica toponomastica, per esempio di Borgo Pile, cioè Borgo Trento, conceso in quella che fu una importante arteria di comunicazione, cioè la nostra via stretta. In via Ferrini, dove si andava alla Regia Strada della Valle Trombia, tra via stretta e la Regia Strada, ecco un altro cartello indicativo. Ho preso da Google Maps una serie di mappe che ci fanno vedere dall'alto come oggi possiamo trovare un po' questo territorio. Vedete, lungo i canali, vediamo il Mella, vediamo, qui siamo alla Stocchetta, con la via Capretti, prende il nome dalla famiglia che si insediò con un importante stabilimento conciario, la via Stretta e la zona qui sul ponte sul Mella, da dove poi parte il nostro primo trekking, sul ponte di Colle Beato. Troviamo ancora insediamenti agricoli, qui siamo tra via Stretta, quindi questo è l'antico mulino Bianchi, questa è una proprietà agricola gestita dalla famiglia Gattelli, con un'azienda agricola ancora vocata all'agricoltura, con delle serre dove si coltivano ortaggi e frutteto. La via del Manestro, che è quella dove ci troviamo oggi, che vedete conserva ancora questo andamento sinuoso, perché segue proprio l'andamento delle acque del fiume Bova, con questi antichissimi insediamenti sia artigianali che abitativi, e noi ci troviamo esattamente qui, adesso, in questo momento. Ma vediamo anche moderni stabilimenti industriali, come la Palazzoli. La Palazzoli che sorge oggi, produce materiale elettrico, e sorge oggi dove un tempo scorreva il Canale Grande e c'era, pensate un po', anticamente un mulino e una segheria, più o meno a questa altezza. La Ori Martin che parte dalle Officine Riunite Italiane, e l'imprenditore belga Roger Martin compra un maglio, pensate, un maglio da ferro, proprio come quelli antichi che possiamo vedere qui al museo, e da lì, acquisendo le Officine Riunite Italiane, diventa poi Ori, per acronimo, no? Martin, Ori Martin, e si insedia, vedete, in San Bartolomeo con questo grande complesso industriale. Più a sud un altro complesso industriale, quello di Sant'Eustachio, antica fonderia Fratelli Franchi, poi Sant'Eustachio, poi Inis e Berardi, che vedete
e si trova praticamente a ridosso dell'antica contrada di Sant'Eustachio, che anche qui vedete ha un andamento abbastanza circolare, sinuoso, seguendo le tracce del grande. E qui vediamo un bellissimo disegno del 400, in cui attorno alla città vediamo tutto il territorio che oggi fa parte della città di Brescia, delle chiusure, cioè quei campi coltivati. Sapete che in campi coltivati nel nostro dialetto si dice chos, no? Cioè campo chiuso, dal latino clausus, chiuso. Chiuso da cosa? Da muri, da siepi, da fossati, che scoraggiavano l'ingresso di eventuali predatori e anche di, diciamo, di animali selvatici, perché un tempo, prima della bonifica, era tutta boscaglia, quindi con una presenza importante di fauna selvatica. Ecco qui il Mella e il Garza, e al centro il Bova e il Grande. Ma San Bartolomeo da cosa prende la denominazione? Prende la denominazione da questo antico insediamento monastico. Questa ala, l'ala meridionale dell'insediamento monastico, c'è ancora, è stata ristrutturata e oggi fa parte dell'oratorio di San Bartolomeo. Lì, nell'alto medioevo, si insediarono dei monaci agostiniani. Come mai? Per diverse funzioni. Bonificare la campagna, bonificare zone anche paludose, data la vicinanza del Mella, praticare l'agricoltura, macinare i cereali, dare assistenza religiosa, ma anche medica, agli abitanti del luogo, e anche possibilità a chi transitava tra il centro storico e le valli di fermarsi e avere ospitalità per notamento, vitto e quant'altro. Era anche uno seno d'occhio, cioè un centro di ospitalità per stranieri, tra virgolette, per viandanti. Pensiamo che un tempo si viaggiava a mulo, a dorso di mulo, cavallo, carri o a piedi, soprattutto a piedi. E quindi i tragitti che oggi compiamo in poco tempo in automobile erano tragitti lunghi e non privi di pericoli, soprattutto lungo il fondovalle. Quindi ecco che questo presidio fungeva da tutte queste funzioni. La dedicazione a San Bartolomeo ci fa pensare che fosse innanzitutto dedito all'assistenza dei malati. Come San Rocco, San Bartolomeo è uno dei protettori appunto degli appestati, dei malati. E non è un caso che nei secoli successivi questo insediamento divenne, oltre a essere, continuare a essere un monastero di campagna, divenne poi il lazzaretto della città di Brescia. Lazzaretto che per tanti secoli, dal 300 fino al 1630, con la famosa peste narrata dal Manzoni, ospitò, pensate, gli appestati della città, che qui venivano trasferiti, curati per quanto era possibile, e poi ai noi sepolti attorno a tutti i campi che non a caso nelle mappe successive vengono denominati campo dei morti. La cosa è un po' truce, un po' così non allegra, ma ci diceva il parroco di San Bartolomeo, che è uno dei partner del nostro progetto, come ancora oggi, se io scavo leggermente nei pressi dell'oratorio, trovo ossa. Le strade, quando le hanno fatte pochi anni fa, erano tutti pieni di... Ecco, per esempio, ci sono testimonianze date di questo tipo. E c'era anche un'antica chiesetta medievale, poi invece nel 600, 600-700, rinnovata ed è visitabile sempre nel nostro trekking numero 1, ce la aprono in occasione appunto dei nostri percorsi a piedi. Percorsi a piedi che consentono di visitare anche questo chiostro quattrocentesco. Vedete, con questi bei capitelli a foglie grasse, questi bei archi acuti, una loggetta trilobata di gusto veneto, testimonianza proprio di quando nel 400 questo luogo divenne un presidio importantissimo. Tanto che il comune di Brescia ne rivendicò la proprietà. Ci fu una disputa durata tanto tempo tra gli ecclesiastici, quindi la curia e il comune, che grazie anche alla presenza del Bova e all'aria salubre che scendeva dalla Valle Trocchia, lo aveva individuato come luogo di cura e alla fine decreta la proprietà del luogo, che poi ritornerà invece alla parrocchia in tempi più recenti, quando viene trasformato in oratorio e parrocchia di San Bartolomeo. Questa invece è l'antica chiesetta e insediamento di San Eustachio. Siamo lungo un'altra delle arterie importanti, la via del San Bartolomeo, che dall'insediamento industriale di Sant'Eustachio arriva infatti
tuttora si chiama via San Bartolomeo, arriva in via Overdan e poi va a lungo via Scuole verso nord. Anche qui c'era un importante luogo di culto, di preghiera, dedicato a Sant'Eustachio, di proprietà vescovile, poi successivamente alienato dai privati, di cui rimane, vedete, questi resti dell'antica chiesetta medievale. C'era anche San Donino, sempre nella zona nord. Sia Sant'Eustachio che San Donino sono da considerarsi insediamenti altomedievali, quando tutto questo territorio che oggi è super antropizzato, cementificato, era tutta boscaglia, e dove i bresciani, soprattutto i signori della città, si recavano a fare la caccia. Donnino ed Eustachio sono infatti i protettori dei cacciatori. Dobbiamo immaginarci quindi cervi, cinghiali e quant'altro percorrere queste strade. Ed ecco il fiume Mella, un po' la fonte di tutto l'acqua, che in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo quando, siccome manca, quanto sia importante. E qui vediamo il territorio di già di San Bartolomeo, tra la stoppetta e l'arsenale, questo nuovo camminamento realizzato dal comune di Brescia, dove si può anche passare in bici, che costeggia l'alveo del Bova e del Grande, ormai di entrambi, perché poi all'inizio del Novecento questi due canali sono stati riuniti con un unico incile, cioè un'unica presa d'acqua, un'unica bocca. Pur mantenendosi distinti dal punto di vista amministrativo, giuridico, eccetera, però hanno un'unica presa. Infatti vedete che è piuttosto ampio. Vi invito quindi dalla stocchetta a percorrere questa bella stradina piede attraverso la campagna. E qui c'è una persona che diceva che i genitori avevano un frutteto in questa zona, esatto. Ecco, qui un antico disegno trovato negli archivi dell'Università di Bova, siamo nel 600, ecco l'andamento del Mella con la presa più a nord del Bova e più a sud, vedete, del Grande. Questa invece serioletta che fa una sorta di semicerchio è la Massarola, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita. La Massarola c'è ancora, prende le acque sempre sulla sinistra Mella a Colle Beato, con Cesio Colle Beato, e si immetteva nel Bova. Addirittura nei periodi di siccità, il comune di Brescia, che aveva la giurisdizione sulle acque, decretava che le acque della Massarola dovessero necessariamente confluire nel Bova. Come mai il Bova era così importante? Eccola qua la Massarola, vedete, col mouse cerco di seguirne un po' il percorso. Si immette proprio nel Bova. Come mai era così importante il Bova? Vediamo lì. Zoomarci sopra. Questo è un dipinto del 1851, Giovan Battista Ferrari. Il centro storico. Qua siamo in Piazza Vittoria, l'attuale Piazza Vittoria, attraversata dalle acque del Bova, che entrava quindi in centro storico. E a cosa serviva? Beh, guardate un po' che mondo che c'è intorno. Panni stesi, pelli ad asciugare, donne a fare il bucato, guardate qui questa donna china a lavare i panni nel Bova. Densità di popolazione molto particolare, e l'acqua, ricordiamo, importantissima, perché non esistevano le fognature in città. Quindi serviva per la pubblica igiene. Ecco perché il Bova entra in centro storico e si immette nel Garza, dando poi origine a un sacco di altri canaletti secondari, che consentivano soprattutto la pulizia delle strade e l'eliminazione delle deviazioni, insomma, ecco, quindi spesso vedete queste costruzioni sul fiume erano ai noi i bagni delle abitazioni. Ma la costruzione dei due canali fu voluta soprattutto, siamo appunto fino al 200 e inizio 300, per dare movimento a questi dispositivi importantissimi, le ruote idrauliche. Questa è quella del Museo del Ferro, che è visibile, stasera c'è buio, ma quando ci tornerete in ore diurne la vedrete, che consentivano attraverso il loro movimento circolare, mosse dall'energia dell'acqua, di mettere in moto, grazie all'albero che le attraversava ed entrava negli edifici, tutta una serie di macchinari utili alla lavorazione del ferro, del rame, della muratura, delle pelli, della lana e quant'altro. Qui vediamo quelle che sono rimaste, una volta erano decine, forse anche centinaia, ricordiamo che c'era anche il celato a Monpiano, che c'è il celato a Monpiano, che fu costruito sempre nello stesso periodo.
Qui siamo poco più a sud rispetto a qua, la ruota dell'antica conceria da Venzoli, che sorse dove un tempo ci fu un maglio da rame. Con questa ruota c'è ancora, è ancora più malmessa di come l'avevo fotografata qualche anno fa, però rimane lì a testimonianza di questa antica attività. E poi c'è quella invece più recente, già di epoca industriale, meglio conservata all'interno del liceo Carli, che è dove c'era l'arsenale, l'antico arsenale napoleonico. Ecco la presa d'acqua del Bova e del Grande, perché poi, come vi dicevo, si sono riunite presso il ponte di Collebeato. E qui le grandi chiuse del canale scaricatore e le prese, vedete, oggi manovrate con metodi decisamente più moderni rispetto al passato. Vediamo qui, infatti, ecco qui più o meno dove partiva il Grande, un po' più a sud lungo l'Albio del Nella. Oggi abbiamo opere di cemento, cemento armato, argani, lavolano, eccetera, eccetera. Un tempo era tutto costituito da materiali vegetali, quindi la bocca di presa, per far sì che le acque dal fiume confluissero nei canali, erano fatte di zolle, palizzate, pietrame, addirittura di merigas. Non so se qualcuno di voi sa, vengono chiamati merigaci nei documenti, cioè gli steli del grano turco. E addirittura la guardia canale del Bove e del Grande andava presso le cascine a raccogliere i documenti, questi merigas, per andare a fare la travata che dal Mella avrebbe confluito le acque nei due canali. Quindi, insomma, metodi decisamente precari che necessitavano di continue manutenzioni. E qui vediamo un documento, mi rendo conto che la scrittura è un po' indecifrabile, siamo nel 600, ed è un documento importantissimo perché ha permesso di individuare tutti i salti d'acqua, cioè le cascate, qua vengono chiamate cascate, ovvero i salti dell'acqua del canale, che doveva per forza avere un salto, fare un salto, per mettere in moto la ruota. Pensate, lungo il Grande ce n'erano 24, e ce n'è di tutti i tipi, dai mulini, le segherie, edifici da molatura, piuttosto che edificio della polvere. Adesso non ricordo chi prima, forse lei mi diceva, dietro il Conad c'è una scritta ancora che ricorda questo luogo. Cos'era? Era durante la Serenissima, durante la Repubblica di Venezia, il luogo dove attraverso dei pestelli si macinava la polvere da sparo, pensate un po'. Poi fu trasferito più lontano perché iniziò a esserci più abitanti, la polvere era decisamente pericolosa perché il rischio di esplosioni era ovviamente un pericolo. Quindi una grande varietà di opifici collocati lungo il Grande. E lo stesso lungo il Bova, vedete addirittura 24 cascate, anche qui di varia natura. Soprattutto, vediamo, quelli che forse riuscite a leggere, mulino di due ruote, mulino di tre ruote, due ruote, eccetera. Soprattutto mulini da grano. Cioè, i canali furono costruiti sì per l'industria del ferro, sia per le pelli o la lana, ma anche e soprattutto per macinare granaglie per fare farina da destinare ai cittadini di Brescia, agli abitanti della città. E qui partiamo dalla prima contrada, si può dire, la contrada Arsenale. Si chiama così perché durante il governo napoleonico viene trasformata in deposito d'armi, Arsenale. Anticamente era detta Malli, cioè del maglio, del martello, Malli, Malleus, martello, quindi maglio. Vedete qui che il Bova passa, ma qui c'è un salto d'acqua importante con delle ruote, c'erano delle ruote idrauliche per mettere in moto un maglio da ferro, gestito non a caso da Valtromblini, da gente della Valle Trocchia, che ovviamente era pratica, capace nella lavorazione del ferro, che sembra una cosa così, ma richiedeva grandissima capacità ed esperienza. E poi troviamo tanti segni della presenza di questi canali. Qui siamo nell'attuale via Zadello, dove passava il Bova, e troviamo, guardate, le spallature delle paratoie, quelle che in dialetto chiamiamo le chiaiche, no? Le chiaviche, perché erano chiuse a chiave dalla guardia canale, per evitare le cuverie di acqua, che erano ovviamente all'ultimo del giorno. Qui siamo in contrada Rabbiane,
Qui siamo in via del Manestro, proprio qua un po' più a sud, dove vedete l'andamento sinuoso del Bova e una serie di piantate di alberi. Ci troviamo in presenza di platani, quindi di piante. Un tempo c'erano anche salici, c'erano piante proprio fontani che radicavano molto bene e tenevano ben salde le sponde che altrimenti sarebbero poi franate. Qui siamo tra via Ferrini e antica villa Guaineri, lungo una antica conceria, sempre lungo il Bova, vedete un'altra piantata di alberi che venivano, si diceva, scalvati, cioè regolarmente potati per farne ovviamente legna da ardere, ma mantenuti proprio perché le radici, oltre a depurare l'acqua, consentivano di mantenere le argini. Qui siamo da via del Manestro in alto, guardiamo verso nord, vediamo le propaggini della Valtrompia e la contrada Arsenale. Oggi qui c'è il liceo Carli, un tempo c'era prima il Maglio da Ferro dei difensori della Valtrompia e poi un'antica conceria. Ferro, vediamo qui una foto dell'ultimo lavorante della cucina qui di via del Manestro, Mansueto Caccani. Tra l'altro ho scoperto che la nostra prima Rosa Bosio è nuora, che è una delle cantore che vi presenterò poi, nuora del nostro Caccani, quindi anche a lei chiediamo se ha delle foto dei tempi che durano. Le hai allora? Non lo so. Va bene. Perfetto, questo è il nostro maestro da ferro che pensate continuò la sua attività qui al Manestro fino al 1984, quindi in tempi recentissimi. Questo è l'andamento del Bova a cielo aperto lungo via del Manestro. Perché dico a cielo aperto? Il tempo era tutto a cielo aperto, ma poi naturalmente con la graduale urbanizzazione, il bisogno della viabilità, di costruire nuove case, viene interrato e scorre sotterraneo. A Brescia, tra l'altro, c'è un'associazione, Brescia Underground, che valorizza questo aspetto non tanto in relazione alle periferie quanto in relazione alla centro città. Si calano dai tombini e portano anche le guide a visitare queste diramazioni d'acqua. Ecco, io ho una paura terribile, ma mi piacerebbe vincerla per riuscire a scendere. Sentirmi. Ma deve essere un'esperienza interessante anche veramente particolare. E qui ci troviamo nell'edificio attuale del museo. Qui era composto da 4 unità di proprietà, questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta. Dal 400, ma probabilmente anche prima, comunque dal 400 ci sono le testimonianze scritte, di insediamento di opificieri che molavano i ferri della Valtrompia. Questa parte qua addirittura era un opificio dove con dei pestelli, sempre mossi da ruote idrauliche, si macinava marmo. La cosa è stranissima, io mi sono chiesto il perché, poi sono andata a vedere le ricette antiche per la molatura del ferro e per la smerigliatura, la polvere di marmo comunemente veniva utilizzata per quello. Quindi ecco il perché di questo insediamento vicino ad altri opifici di molatura. Questa è la mappa napoleonica, eccoci qua, noi siamo in questo edificio qui, 216, il mappale, caseggiati del monastero, cioè via del Manestro, che è una corruzione di via del monastero, perché portava al monastero di San Bartolomeo. Ecco la via del Manestro, in un'immagine molto suggestiva invernale, di quando nevicava. E qui eccoci all'esterno del museo, prima della ristrutturazione delle paratoie, delle cialde appunto. Vedete che le chiavi consentivano di abbassare e alzare le paratoie per consentire l'afflusso d'acqua alla ruota. Oggi sono state restaurate con questi bei sistemi a volante ed è stata ripristinata una delle antiche ruote che si trovavano fuori da questo opificio e che metteva in moto appunto la molatura dei ferri da taglio. Qui siamo in una incisione tratta dall'enciclopedia del 1700, vedete i molatori a noi come lavoravano, cioè sdraiati proni su uno scivolo messo in diagonale, praticamente a ridosso di queste pietre circolari mosse da un sistema di tramogge, di pulegge
mosse dal mondo idraulica per affilare, eccoli qua, spade, coltelli, ferri da taglio. Io lavoro di incredibile fatica. Vedete qui la ruota idraulica esterna, l'albero di trasmissione e una serie di mole messe in moto, vedete, con degli ingranaggi per la produzione di coltelli, armi bianche, spade, lance e così via. Eccolo qua il nostro mulatore. Siamo in un'incisione del 500, quindi pieno periodo di grande produttività per le nostre valli e per San Bartolomeo. Durante i lavori di restauro di questo edificio sono emersi, non a caso, è emersa una pavimentazione di mole, che siccome non servivano più, erano usurate, erano ormai non più utilizzabili, non venivano buttate, tutto si riutilizzava nella cultura di un tempo, e quindi usate per la muratura, la pavimentazione, pensate, di quella che era la camera da letto, la cucina del nostro molatore. Vi invito poi a andare a vederla, perché proprio giù qua giù, qui c'erano le camere, la cucina era giù. E è stata restaurata, adesso si presenta in maniera molto bella, poi col nuovo allestimento è valorizzata anche l'illuminazione. E questo è l'altro ambiente del museo prospiciente al canale, con tutti questi strani scavi, no? Che ospitavano proprio quei macchinari per la molatura. I lavori di restauro, che sono stati curati dall'architetto Serino a fine anni 90, hanno messo in luce proprio tutte queste, vedete, presenza di resti di macchinari. E i molatori erano presenti anche in contrada Gabbiane. Le Gabbiane sono lungo il grande, dove è ridosso della Ori Martente, per intenderci. È un'antichissima contrada, anche quella. Addirittura citata nel Medioevo come Gabbiana Citramella, cioè la contrada da Gabbia, non c'entra i gabbiani, le gabbianelle, ma Gabbia è una concavità con acqua. Quindi lì probabilmente già c'erano degli indizi di un canale, o comunque di una preesistenza di canali che poi sono stati sistematicamente organizzati nel fine 200. Qui vedete il salto d'acqua, è quello che rimane delle ruote idrauliche posizionate lungo, passiamo lungo il grande, quindi un po' più a ovest. E poi ci sono i documenti d'archivio che parlano, no? Per esempio questa è una polizza di un certo Antonio Di Pasini, maestro Antonio Di Pasini, che in contrada del Maetto, cioè questa qui è una corruzione del maestro, computava una casetta in appresso per il mio lodiarvi, il mio alloggiare. Era un volatore, un imbollitore d'armi. Come mai d'armi? Perché i manufatti scendevano dalla Valle Tronchia, dove c'erano le miniere, i forni, le fucine, i fuochi grossi, i fuochi piccoli, e qui a San Bartolomeo ricevevano l'ultima lavorazione, la smerigliatura, la molatura e la brunitura per preservare i manufatti dalla ruggine. Qui abbiamo questo magistro Giosefo di Verzeletti, imbornitore in contrada di San Bartolomeo, chiusuri de Supra, chiusura settentrionale della città. Lui dice che ha 40 anni, moglie di 40 e figlioli di anni 9 e 4. Questi sono documenti molto interessanti perché mettono in luce la vita quotidiana di queste persone che 5 e più secoli fa abitavano queste zone. E qui ancora la polizza Demi, magistro quondam dominici de Betis, Betti probabilmente il cognome poi diventato, imbornitore, cioè brunitore di armi. Qui lui descrive dove lavora, la famiglia da chi è composta, se c'erano dei garzoni, degli aiutanti e quant'altro. Naturalmente poi, vicina alla nostra, sempre compreso nel nostro museo, sorse in epoche successive, al posto di un altro ufficio di muratura, un maglio da ferro, un maglio piccolino, che è quello dove fino all'84 lavorò la famiglia Caccani. Questo è l'interno molto suggestivo, come si presentava proprio il giorno dell'inaugurazione del museo, ormai 22 anni fa. Questo è un bel ponticello, un bel manufatto che rimane qui al Manestro, vedete, ponticello sul Voga con questi bei paracarri in negro bresciano, perché con i continui urti di carri e carretti avrebbero consunto, vedete, il laterizio con cui sono fatte le sponde.
ma c'erano anche mani da rame per la produzione di paioli, pentole, stoviglie, caldere di rame. Con questo maglio, vedete, più allungato proprio per dare la conformazione concava ai manufatti. Sempre qua il Manestro, più a sud, dove sorgeva la conceria da Bezzoli, c'era un grande maglio da rame di un'altra famiglia Bettinzoli, chiaro comune Valtrumpino. E poi sul retro, su via Palazzoli, vediamo questo edificio con queste strane finestre, vedete, a lamelle come un po' aperte, che servivano per l'asciugatura delle pelli, quando questo maglio da rame divenne conceria di Bellani. Qui siamo dietro l'edificio di un altro maglio da rame, quello dei Bottazzi, siamo lungo via Tirandi, e questo è un bello scorcio che si coglie andando verso via del Gallo, quindi verso la contrada oggi un po' più viva di San Bartolomeo. Mulini, dicevamo i mulini, ecco un'altra incisione del Cinquecento che mette in mostra la complessa articolazione dei mulini. Qui al museo abbiamo un bel modellino che ci fa comprendere come funzionavano. Con il mugnaio vedete che versava i grani da macinare nelle macine messe in moto dalla ruota. I mulini erano di solito a doppio palmento, cioè a due coppie di macine, uno destinato a un certo tipo di cereale, di solito frumento o segale, un tempo si coltivava molto anche la segale qui da noi, e l'altro miglio, più avanti grano turco, perché il grano turco è un'introduzione abbastanza recente, 700, non prima. Quindi anticamente le polente venivano fatte proprio con la farina di miglio macinata nei palmenti, sempre dei nostri mulini. Oggi rimangono giusto un po' di pietre messe a corredo di abitazioni, di case, pietre di macine che ci ricordano l'antica vocazione di questi edifici. E poi c'erano i pestelli, vedete, con questo albero a canne che sollevava e abbassava queste peste che avevano tantissime funzioni. Qui in San Bartolomeo c'era quella dell'orifizio della polvere, appunto, in San Eustachio, ma servivano per tante altre funzioni, vedete, anche per pestare alimenti. E poi, qui siamo, non so se qualcuno di voi la riconosce, vicino all'oratorio di San Bartolomeo, quella che è la palazzina. Qui pensate che nel Cinquecento vi erano i Santus, una famiglia bergamasca, legata a famiglie di pastori, di transumanti, che grazie alla lana delle pecore la lavoravano per renderla impermeabile nelle gualchiere, che erano questi strani dondoli che consentivano alla lana, attraverso tutta una serie di ingredienti, tra cui anche urina animale, quindi ci immaginiamo un po' gli odori che c'erano in questi luoghi una volta, consentivano l'infeltrimento della lana e quindi renderla impermeabile per farne al topico il loden attuale, che conosciamo come loden, che un tempo si usava anche qui. Qui siamo in contrada Maisis, un edificio che fu poi adibito a conceria e che poi porta verso la villa Guaineri. Naturalmente tutti gli officieri dovevano essere consorziati in università, in consorzi, per non litigare tra di loro sull'uso dell'acqua, che doveva essere equamente distribuita. Le università dei fiumi sono molto interessanti perché sono veramente dei sistemi democratici di gestione, cioè la città di Brescia aveva la sovrintendenza sulle acque, ma ognuno, indipendentemente dal censo, dalla grandezza dell'edificio, dallo status sociale, aveva diritto all'utilizzo dell'acqua, pari per tutti. E in epoca di siccità ogni ruota di ogni edificio doveva aver garantita acqua sufficiente e essere messa in moto. Nei periodi di grandissima siccità si alternavano 24 ore nel Bova e 24 ore nel Grange, così da, insomma, democraticamente consentire a tutti di lavorare. Qui vedete l'intestazione appunto dell'università. Non mancavano le liti, erano all'ordine del giorno, perché l'acqua era tutto, fonte di energia, soprattutto, oltre che tutti gli altri usi che se ne facevano. E qui abbiamo le carte di un processo del 600 dei compartecipi del fiume Bova contro i compartecipi del Grande, del fiume Magni. Come mai? Quelli del Bova di notte, muniti di archibugi, quindi di fucili, andarono alla travata del Mella
a Colle Beato, deviando le acque destinate al Grande al Vopa. Ma il guardia canale del Grande li sorprende, grande litigio, rissa, e vanno a processo. Processo che viene portato avanti per diversi anni e addirittura mandato a capo non tanto dei magistrati locali quanto dei magistrati veneti. Quindi insomma era una cosa abbastanza delicata. Poi alla fine tutto come succede in Italia, finisce in niente. No, pagano, devono pagare. Pensate che era coinvolto anche il mugnaio del mulino delle monache di Santa Giulia, che era dove oggi sorge l'edificio della SEB, della Società Elettrica Bresciana di Leonardo da Vinci. Insomma, lì è interessantissimo perché ti dà un quadro della società del tempo veramente colorato. E poi c'è i guardiacanali, che erano questi personaggi assolutamente importanti, cioè quelli che, a cui erano salariati dai consorzi dei fiumi e dovevano controllare la corretta distribuzione delle acque. Questa è una delle poche foto di persone rimaste, il guardia canale Angelo Zola, che era severissimo ma anche furbissimo da quanto si descrive, con la moglie invece tanto buona, Fiorina. E questo signore era furbo perché si faceva regalare dai contadini dei polli, dei cereali, delle pagnotte, delle uova, in cambio di un po' di acqua per adattare i loro campi. Quindi ovviamente tutte le carte delle università sono costellate di questi episodi così molto, molto coloriti, anche molto umani, se vogliamo, del passato. Naturalmente le acque consentivano l'irrigazione della campagna, irrigazione a scorrimento, naturalmente, con una pioggia, chiaramente. Attraverso, vedete, l'apertura di fossati secondari con spallature in pietra, vedete, dove erano sollevate e alzate delle paratoie. Però, siccome la città costruì il Vopa il Grande per la macinazione soprattutto delle farine, oltre che per l'industria, veniva consentito agli agricoltori di adacquare solo dalle ore 22 del sabato alle 22 della domenica, perché prima le acque servivano all'andamento degli opifici. Ma non tutto l'anno, naturalmente, ma dalla Madonna di marzo alla Madonna di settembre, cioè dal 25 marzo all'8 settembre, ovviamente nel pieno della stagione agraria, quindi crescita dei cereali e quant'altro. Quindi regole molto restrittive e il guardiacanale ogni tanto chiudevano un occhio di notte e aiutavano molti contadini. Qui vediamo ancora la sponda del Vopa in via del Maestro con la tenuta che fu dei bianchi, poi dei casati, poi dei lavori, tutt'oggi è dei lavori, con queste sponde alberate, come vi dicevo prima. Una carta del Settecento con il corso del Mella e la campagna circostante al Vopa e al Grande. Vedete anche qui le parti vicine al fiume, quindi rischio inondazione, adibite a prato, e invece le parti più centrali, più spostate, adibite a cereali e vigneto. E per fortuna ancora oggi ci ha dato la possibilità di intuire quello che fu la campagna. Questa è una veduta sull'antica tenuta. Fu Guaineri, fu Martinengo, fu Valutanti, prima Caffi. 500 ci sono i Caffi, chi sono? Pensate, anche loro vengono da Ardesio, Valseriana. Le valli erano la ricchezza una volta, c'era l'industria del ferro, c'era la produzione di armi, c'era la lana, c'era il cuoio, c'erano gli armenti, le mandrie. Quindi da là venivano chi aveva, oltre alla nobiltà rurale, la nobiltà cittadina, chi aveva insomma capitale, da investire nella terra, che era l'investimento primario. E oggi qui alle Grazzine, se vi inoltrate nel boschetto delle Grazzine, siamo sempre in territorio qua vicino, vedete questa bella apertura ancora di campi con delle belle siepi alberate ai lati, cosa rara ormai da vedere, soprattutto nella bassa. E questo è l'antico sistema di viticoltura, cioè tralci, vedete, legati a pali di castagno, che venivano sempre dalle valli, legati con gli stropei, rami di salice, e queste alberature vicine che spesso consentivano di legare i vigneti stessi agli alberi attraverso il sistema delle piantate. Qui da noi c'erano molto gli olmi, anticamente, a cui la vite veniva maritata.
Qui siamo alle Gabbiane, al ridosso dell'Auri Martin, si vedono ancora per esempio queste belle alberature di, non so se li riconoscete, Jersey. Bravissimi, di Jersey, dei Moor. Infatti si diceva erano terre moronate, coltivate a Moor, a gesso, per la bachicoltura. Cioè la foglia del gesso tagliata in periodo primaverile estivo serviva per alimentare i bachi da seta che rappresentavano il primo guadagno dell'annata agraria per i contadini, per le nostre famiglie contadine della zona. E qui cosa ricavavano dai campi? Ricavavano il grosso, cioè il cereale grosso, frumento, segale, fieno, minuto, cioè miglio, panico, sorgo, solo più avanti sostituito dal mais. Poi vino, la melga, qualcuno sa cos'è la melga? Diventa poi il grano turco, ma prima la melga era il sorgo, non c'era le piogge si dava in bicchierini, ma con il tempo consumavano tutti quotidianamente. Poi legna, i pali per legnare da opera, eccetera, sermenzoli, cioè i sarmenti della vite, i tralci della vite da bruciare, e poi legumi, cioè fava e fasoli. Le unità di misura erano diverse, some e quarte, carri, ovviamente non era ancora stato introdotto il sistema attuale metrico decimale. Ed ecco le grandi proprietà. Nel Medioevo, proprietà ecclesiastiche gradualmente alienate a privati. Qui siamo in via Razziche, questo è l'attuale seminario vescovile, ci sarete passati mille volte, quasi di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco. Qui si insedia nel Cinquecento una famiglia che diventa facoltosissima, arriva dalla Valsassina, siamo in provincia di Lecco, nelle montagne più remote, si chiamavano Anselmi, ma grazie alla loro capacità di lavorare il bronzo, i rami, i metalli e di costruire campane, dal loro soprannome, da Scoteur, Campana, diventano di cognome Campana, appunto, dagli Anselmi diventano Campana nel 4-500. Avevano le botteghe dove c'è l'attuale piazza Bruno Boni, il centro storico, per intenderci, e questa era la proprietà di Campania. Guardate l'ampiezza, con queste torri angolari, con questa grande proprietà a forma di ferro di cavallo e la Campania circostante. E qui un'altra veduta che è tratta dall'archivio delle dimore vecchi, che è confluita poi nel libro delle dimore bresciane. Queste grandi tenute erano tutte circondate appunto come chiusure, tanti chiusi, da questi muri. Questa è l'attuale via Stretta e vengono delimitati da una parte la proprietà che fu Bossini, Valucanti, Caffi, eccetera, dall'altra proprietà invece dei Bonometti. Quindi i broli, i campi erano tutti delimitati da questi muri in materiale lapidio locale o ciottoli di fiume. Questo è un bellissimo ingresso alla Campania dove entravano i carri. Lo troviamo praticamente allo sbocco della tangenziale Montelungo. Siamo in via Stretta sempre. Molto bello. Antica proprietà dei nobili Caprioli, poi Capretti. Capretti, Caprioli, Capre. Questo è un altro bello edificio rurale, non di proprietà nobiliare, ma di coltivatori diretti. La famiglia Guerini, che aveva tutte le proprietà qua della zona nord di San Bartolomeo del Nanestro. Oggi ovviamente vedete sia la parte abitativa che i rustici sono stati adibiti ad appartamenti, però le ristrutturazioni mi sembrano avvenute discretamente. Noi siamo qui praticamente in questa zona qua, questo era un antico palazzo del Vescovo. Ovviamente la Curia aveva numerosissime proprietà di campagna, San Eustachio, San Bartolomeo. Naturalmente nei secoli, siccome i contratti di locazione duravano un sacco di anni, venivano poi, rilevate dai privati. E qui si insediò poi la famiglia Geroldi e poi i Forlini, che tuttora abitano in parte in questo bellissimo edificio di campagna con la villa signorile. Qua è grandità. Qua siamo sempre in via del Manestro e la bella abitazione di Faustino Bianchi, pensate anche i Bianchi da dove venivano, da Piazza Torre, Alta Val Brembana, luogo però di commerci e di ferro, quindi capitali per venire in città, smerciare i prodotti della montagna
e con i denari investire nella terra e ricavare queste belle abitazioni. Oggi è in vendita questo edificio qua, vedremo cosa ci faranno, perché è molto bello secondo me, ancora così adesso. E ci abita una famiglia di affittuali rossini che coltivano tutte queste terre qua circostanti. Vedete poi i rustici, vedete quelle legnaie, le barchesse, eccetera. Ecco, guardandola verso nord, sempre da via del Manestro, appare bellissima con la sua colombina, la colombaia dove i colombi entravano e si mangiavano. E col guano si fertilizzavano determinati ortaggi bisognosi d'azoto, no? E vedete qui appunto il sistema di fossati, qua c'è il bova e poi i fossati con delle belle alberature. Eccola qua, più da vicino. Non so se la riconoscete, sarete passati tante volte. E annessa la proprietà Bianchi, gli eredi di Faustino Bianchi, i figli, nel 1696 realizzarono anche questo bel oratorio campestre, che era la loro cappella privata. Ma con l'abside rivolta a est, l'ingresso a ovest, sulla strada si presume che anche gli altri abitanti della zona potessero accedere per alcune funzioni. Ancora oggi, credo la Madonna di Settembre si faccia la processione aprendo questa chiesetta, che deve essere di proprietà Navoni oggi. Un'altra bellissima casa di villeggiatura con annessi rustici, qua siamo vicino alle Gabbiane, tra via Scuole, queste via Scuole, e questa via che deve essere via Salvadego, c'è il campo da calcio della San Bartolomeo vicino. Questa era di proprietà dei Rossi, che avevano anche dei mulini in questa zona. Guardate che bella casa, quel bel edificio di campagna, una villa fuori porta appunto. In una foto storica. Qua c'è ancora l'ingresso ai campi che è ben conservato ancora oggi. Se passate da via Scuole lo vedete bene. E vedete appunto i muri che tracciavano i confini delle proprietà. E poi la parte rustico. Anche qui la cultura materiale, no, dell'osservare i muri, di quello che ci dicono gli antichi muri, le pietre, le finestrature. Vedete le stalle, le finestre delle stalle, sempre rivolte a nord, per consentire agli animali di non scaldarsi eccessivamente all'interno della stalla, col portico invece a sud, per l'essiccazione delle granaglie. E qui guardate la bellezza di questo muro, un ciotto di lamella, parti angolari alla base midollo bresciano e poi nelle parti più per dare regolarità alla struttura e laterizio. Io lo trovo di una bellezza particolare. Tante case antiche sono fatte così, solo che poi appunto una carta cementificata non ci lasciano vedere il sapore, no, di queste abitazioni di una volta. Qui siamo in un'altra realtà bergamasca, signori miei, cioè qua c'è poco da fare, noi bresciani vogliamo distinguerci, ma in realtà siamo un mix. I bergamaschi vogliono distinguersi dai bresciani, giustamente. Maisis, altra famiglia dell'Alta Val Brembana, Piazza Torre, mercanti di cereale, sono anche in Borgo Trento come mercanti di cereali, ne parleremo, ma mercanteggiano le grassine, i formaggi che vengono dalla montagna, e anche tutta un'altra serie di cose, tra cui addirittura i derivati della canapa, che un tempo si poteva coltivare, sapone, tela, olio di canapa per il condimento, per la stagionatura dei formaggi. Erano persone di una, dalle polizze e dai documenti, di una intraprendenza pazzesca. E la cosa che stupisce è vedere queste famiglie che da queste alte valli conquistano veramente ampie fette di mercato delle città, arrivano anche a Venezia, arrivano a Genova, insomma. E quindi a Ferrini, Ottavio Maisis e i suoi eredi, per secoli abitano questa antica porzione che venne poi acquistata dai Ferrini, appunto. All'interno c'è un mulino, che era questo qua, un grande edificio di mulino, poi adibito a conceria. Forse vedete gli ingressi all'abitazione, anche qua è stato ricavato un bel borgo di piccole abitazioni. Qui per avere accesso, è molto carino da vedere, dovete entrare in quel vicoletto da via Ferrini. Cioè proseguite via Ferrini, girando a destra c'è un volto e si entra in questa borgata con l'edificio di questo antico mulino molto alto. Questa è la vera casa signorile, la si vede bene.
che questi erano i rustici della proprietà agricola. Questa la riconoscete? Siamo in via Triumplina, l'antica strada regia della Valle Drompia, siamo un po' ritirati perché c'è un lungo viale di siepi, di piante. I proprietari attuali vengono da Lumezzane, prima furono le sorelle Guaineri, le nobili Guaineri, prima il Martinengo Cesaresco, i quali ospitarono qui, pensate, il giardiniere che fu il papà di Giovan Battista Melzi, l'autore dell'Enciclopedia, che nasce qui. E grazie ai Martinengo che lo appoggiano, vedono in lui l'intelligenza, gli pagano gli studi, gli consentono di andare a studiare e diventa poi grande enciclopedista, si dice, non lo so, enciclopedico, che tutti conosciamo. Nasce proprio in Villa Guaineri, in San Bartolomeo. Ma chi appartiene prima, i primi a insediarsi, Caffi, Ardesio, Alta Valseriana, Archibugeri, commercianti di ferro. Pensate che storia incredibile. Qua dietro c'era un mulino e un opificio di molatura. Naturalmente non erano i Caffi che lo facevano andare, lo affittavano. Loro possedevano la proprietà agricola e questa casa, però investivano come anche i bianchi, come i maisis, in opifici per poterli affidare a esperti lavoranti del settore. E questa è una parte del Brolo di proprietà, appunto, Caffi, poi Valucanti, poi Martinengo, eccetera. Qua siamo in località Grazine, per intenderci. E poi un'altra tappa del nostro trekking, la villa, più recentemente dei Cortinelli, che oggi ospita la RSA Basotti Cortinelli, siamo alle Grazine, ma che fu in origine di una famiglia della nobiltà rurale bresciana, i Chinaglia, che avevano alle Grazine anche un bel mulino da cereale. Ecco qua l'attuale cortile della casa di riposo della RSA Basotti Cortinelli, antica casa Chinaglia. E qui vi consiglio, insomma, da settembre, quando ci sarà posto, di prenotare il trekking, dovrebbe essere il numero 1 Borgo Trento, perché si può entrare, avere accesso al cortile e vedere questa proprietà, appunto, di questa bella casa di campagna. Chiudiamo con qualche immagine dell'agricoltura oggi a San Bartolomeo, che è molto cambiata rispetto al passato, non ci sono più tanti cereali per alimentazione umana, c'è un po' di mais da granella per l'alimentazione bovina, e ci sono i pescheti anche in Bassa Valtrompia, Concesio, Collegato, e qua a San Bartolomeo, che furono prodotti all'inizio del Novecento dall'imprenditore Filippo Rodetta, anzi prima con le beate, e poi si espandono, data la buona riuscita della coltivazione di questo frutto in questa zona, si espandono anche a queste aree. Viene mantenuta anche una buona coltivazione, qua siamo proprio qua dietro al manestro, di cavolfiore bresciano. Ovviamente adesso sono colture molto estese, estensive, però ecco, immaginiamo che un tempo fossero un attimino più ristrette. E con questa bella immagine della campagna della proprietà Bianchi, del Brolo Bianchi, vi ringrazio dell'attenzione. E lascio più che la parola, la voce e il suono al gruppo delle cantore. Le cantore che sono qui con noi stasera, ci saranno anche il 4 maggio all'appuntamento alla Cina con Marcello Zane, un quartetto di voci femminili bresciane che sono una delle importanti, capitoli importanti della musica folk, della musica popolare, e stasera ci allieteranno con una serie di canti di lavoro, ma anche femminili, di miniera, di lavandaie, di spigolatrici, di mondine, quindi canti, soprattutto femminili, ma non solo, dei minatori della Valle Drompia, canti del lavoro. Ve le presento in ordine sparso, prima Rosa Bosio, Maria Anastasio,
Tiziana Polverio. È esponente della valorizzazione del forno fusorio di Tavernole sul Mella, che è molto ben collegato a questa realtà per ovvi motivi. Lilia Castellini. Prima Rosa Bosio è l'anima storica di questo gruppo. Mi piace ricordare come vent'anni fa la incontrai per un'intervista su Brescia Musica e mi raccontò la sua esperienza di interprete, raccoglitrice di musiche popolari della tradizione bresciana, soprattutto legate al mondo del lavoro e delle donne. Fondò a fine anni 60 il Nuovo Canzoniere Bresciano, che fu un grande capitolo. Se ne ad altri ce n'è un altro l'anno. Si può vedere, magari ce l'ho. Tu sei? Bruno Podestà. Bruno Podestà, famoso, perché io non ti ho mai visto, sei famoso nell'ambito folk. E quindi, insomma, a loro va il pregio di aver raccolto e poi di aver portato avanti un capitolo musicale che non è scritto sui pentagrammi piuttosto che insegnato nei conservatori, ma che si trasmette soprattutto con la tradizione orale, con la tradizione che passa di generazione in generazione. Fa ben sperare il fatto che Prima Rosa passi il testimone anche dei giovani, è quello che ci auspichiamo tutti in relazione alla musica folk. Ci saranno anche altri gruppi del folk bresciano nel nostro progetto, la Lori Band, la Sveriamata, quindi vi invitiamo a essere presenti, perché all'aspetto più magari così di contenuto storico e storia, economia, società del passato, c'è anche la parte più musicale che ci teniamo a valorizzare. Quindi a loro la voce. Grazie. Che abbiamo cercato e trovato canzoni che parlano di lavoro e abbiamo diviso in quattro parti questa proposta, scusate ma il fresco non giova. E saranno spiegate in due righe dalla sottoscritta, sarà ancora la voce, in maniera davvero molto molto compressa per spiegare di che cosa si andrà ad ascoltare, due brani, tre brani, a seconda dei testi e delle canzoni che abbiamo scelto. Quindi adesso mi tocca il numero, pacchetto, come lo chiamavo, pacchetto numero uno, è composto da tre canzoni. Acqua all'infinito, lavoro dei campi, duro, ostinato, a volte disperato, ma anche amore, matrimonio, vita. Code l'ira che è un cammin che fa l'amor del mio
se consuma il brisa poco a poco, come la legna erda insieme al fuoco. Me maride voglio d'un bianco, e a una de disnaga fatto un solco, e a una de marenda na fa un arde, quanche le sera le per strade alte. Se ne maride voglio te giudrando, che il me farà ombria in mezzo al campo. Se ne maride voglio te giubello, noi guarda nel ric del poverello. La bella lava il fosso, rava nel regno la barba dietro le spinastre, ma anche al mare. La bella lava il fosso, il fosso a resentare, qui al fosso a resentare. La bella resenta, rava nel regno la barba dietro le spinastre, ma anche al mare. E da che la resenta, che burla sola nel, pescatori e pesci, rava nere, viola, barba dietro le spinastre, palanche al mare. Voi pescatori e pesci, ripesca Milane, voi ripesca Milane. Siete lo pesco, rava nere, viola, barba dietro le spinastre, palanche al mare. Yeah.
vede acqua tutto intorno, tutto intorno. Era l'acqua cupa sera, tutto intorno d'ora i fiori, a una treccia dei fasiori, se che fa una buona sera, buona sera. Era l'acqua cupa notte, sei seduta sola al letto, e se sogna pari dispetto, acqua e terra viene a rote, viene rote. Sempre acqua e sempre terra, da puttini che da grandi, se ora terra e solo mandi, cose crepa e buonasera, buonasera. Di Pezzate, mogli, sorelle, fidanzate dei mitici Bregoli, scendono una volta all'anno dalla Valtrompia, vanno in Monda a Novara, a Vercelli o nel Mantovano. Oltre a piantare e mondare il riso, imparano a fare squadra, ad esigere i propri diritti e scherzano anche un po' con l'amore. Ormai riposa, riposa ma pur ben che che ci sarà, tutti diranno cosa è successo, son le mondine che vanno a casa, tutti diranno cosa è successo, son le mondine che vanno a casa. Saluterem, saluterem, signor padrone, per il male che ci ha fatto. Lui ci ha sempre mal guardato, lui ci ha sempre mal guardato. Saluterem, saluterem, signor padrone, per il male che ci ha fatto. Lui ci ha sempre mal trattato, fino all'ultimo momento. Quando poi saremo a Brescia, scrivere una letterina al padrone della cascina. Al padrone della cascina, quando poi saremo a Brescia, scrivere una letterina al padrone della cascina, lo manderemo a salire.
primo saluto che manderemo sarà scritto in carta bianca la risaia, la speranza, la risaia, la speranza. Primo saluto che manderemo sarà scritto in carta bianca la risaia, la speranza, e la speranza di più tornare, e nell'andargo di te sede, di tornargo di te no, ciao risaia, io ti lascerò. E nell'andargo di te sede, di tornargo di te no, ciao risaia, io ti lascerò. Non sarà più la cappa che mi sveglia la mattina, ma sarà la mia bambina, ma sarà la mia bambina. Non sarà più la cappa che mi sveglia la mattina, ma sarà la mia bambina con la chicchera del caffè. Largo di te sera, ritornargo di te no, ciao risaia, io ti lascerò. E nell'andargo di te sera, ritornargo di te no, ciao risaia, io ti lascerò. Chiacchiere risaia ci ha mandato, e noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere il suo paese a spasseggiare. Ci sono dei padroni che sono un po' incoscienti, comandano, bestemmiano con la bava tra i denti, dicendo queste donne lavoro non lo sa far, dovrebbero far presto come il treno a camminare e andare al trapianto le roba di spavento, tirar la riga diritta se viene 500. C'è una povera donna che la si sente male, tirare o morire va via all'ospedale. E tutto quel sudore che noi qua giù versiamo, saranno poi le lacrime dei figli che ci abbiamo. E grideranno mamma, vogliamo da mangiare, e allora lotteremo per lavoro e libertà. E grideranno mamma, vogliamo da mangiare, e allora lotteremo per lavoro e libertà. E la corrente elettrica è una corrente forte, chi tocca le bresciane pericolo di morte, balà balà balà, che anche questa è la verità. Se non ci conoscete guardateci dall'alto, noi siamo le mondine del battaglion d'assalto, balà balà balà, che anche questa è la verità. Se non ci conoscete, guardateci in cintura. Noi siamo le mondine e non abbiamo paura. Balà, 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 che anche questa è la verità. Se non ci conoscete, guardateci nel petto. Noi siamo le bresciane, portateci rispetto, balà balà balà, che anche questa è la verità. Balà balà balà, che anche questa è la verità.
balà, 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 che anche questa è la verità. Vi state divertendo? O avete voglia di piangere un po'? No. Meglio così. Purtroppo, così come c'è il sole, c'è la luna, adesso tocca andare in miniera. La miniera sembra un destino inesorabile per la gente di Bezzate. Da secoli il ferro contenuto nella siderite attira gli interessi di artigiani e industriali. Per i minatori vuol dire lavoro duro e silicosi, ma anche orgoglio di categoria e senso di appartenenza. E anche mio padre sempre me lo diceva, di star lontano dalla miniera, e io restato sono sempre andato finché di una mina mi una gran pittina. Scusatemi.
l'età. Quando avevo 15 anni, per il mondo me ne andai, per il mondo me ne andai, al mestier del minatore, di un bel dì che lavoravo, lavoravo con sudore, me ne stavo bestemmiando contro l'ira del Signore. Caricai l'avanzamento e l'accesi con furore, e fu proprio la mia rovina, un castigo del Signore. O con tuo sono andato, perché i colpi non sparava, 10 metri mi spostava, nei tormenti e nei dolori. O buon Dio, mi perdonasti, senza un occhio, un braccio ancora, fui laudato e fui premiato del mestier del minatore. Fui laudato e fui premiato del mestier del minatore. Ai discriminatori son leggera, porta le braghe larghe si paloni, e appena il cappura alla galleria, e appena il cappura alla galleria, ai discriminatori son leggera, porta le braghe larghe si paloni, e appena il cappura alla galleria, si pianta pinze punte poi va via. Minatore, io voglio sposarmi, che modo mi fa girare, e invece il contadino e lascia mi fa morire. Andava in bicicletta stretta stretta, e passa l'ortolanto la paretta, e ho visto ieri sera e l'ho baciata, e ho visto ieri sera e l'ho baciata. Aveva gli occhi neri, 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 la faccia di un bambino appena nato. Gli ho visto ieri sera e l'ho baciata, compagnia, compagnia dei minatori. Minatore, io voglio scordare, il mio mondo mi fa girare, e invece contadino, dove nasce mi fa morire. Passeggiando per Milano, compai la compagnia dei minatori, e mi disse signorina con peccato, ma vuole venire con me? Io risposi no, tanta sola paura non ho, e poi mi giro aperta e vado con i minatori. Contadino, non voglio sposare, mi tocca mangiare, e invece i minatori mangia per come il signore mi regherà. Siamo al quarto pacchetto. No, ci vuole serietà. E cadenzato dalla gora viene lo sciabordare delle lavandare, con tocchi spessi,
e lunghi cantilena, dice Giovanni Pascoli, o triste, come al solito, insomma. Chissà quale sarà stato il repertorio delle nostre nonne ai lavatori. Sicuramente canzoni d'amore, anche un po' più allegre però. Ma cantiamo cosa adesso? Urco. E 500 carri nelle d'oro hanno legato lo tuo cuore al mio e l'hanno fatto scioglierà né te né io, e l'hanno fatto il nostro tanto forte che non lo scioglierà neanche sera posi un giro alla finestra, grazie al posi e stava migliendato, o Giglio, Giglio, quanto sei crescente. Ricordati del ben, io ti ho sempre. O Giglio, Giglio, quanto sei cresciuto. Ricordati del ben, io t'ho voluto. E 500 carte nelle d'oro hanno legato lo tuo cuore al mio. Grazie.
A questi signoroni di solito viene cantata da loro, ma invece stavolta la facciamo noi perché ci piace. Allora prendiamo un saluto dai alla chitarra e alla voce Prima Rosa Bosio. Perché così dico quello che voglio. Ecco, allora alla voce, alla recitazione, alla pe-
performance Livia Castellini. Cantori saranno presenti anche il 4 maggio, quindi siateci, anche perché ci sarà un rinfresco. Cantore, c'è un rinfresco.